Questi capelli mai al loro posto. Iniziamo. In questo video e in quest'altro video vi avevo parlato dei numeri binari. E credeteci o no, i numeri binari conservati all'interno di un nostro computer ci permettono di avere la qualunque cosa. Interfaccia grafica, video su YouTube, tutto. Tuttavia, il video di oggi si focalizza su un dettaglio importante, ovvero come fa un numero binario a diventare un carattere. Questo video è a metà strada fra AFK Story e AFK Under the Hood. Non sapevo dove farlo uscire. Inizialmente avevo pensato come AFK Story, poi alla fine ho pensato no, facciamolo come AFK Under the Hood perché mischia la storia con l'aspetto tecnico e questi due aspetti non sono riuscito a slegarli. E quindi sì, è Under the Hood ma con degli aspetti storici. Quindi, per farla semplice, come fa un computer a mostrarci un carattere sullo schermo? Sì, è una cosa che diamo per scontato, è una cosa che vediamo ogni giorno, ma se ci pensiamo bene, in memoria non ci sono lettere, ma bensì numeri. Numeri binari. Ecco perché in questo video qua, quando parlavo di ChatGPT, vi dicevo come fa un modello di intelligenza artificiale a prendere in input del testo. Ma, come al solito, partiamo dall'inizio. Come facciamo ad avere dei caratteri in un computer che capisce solo numeri binari? Molto semplice, ogni lettera viene associata a un numero. E quindi, problema risolto? E no, l'associazione di un numero a una lettera viene chiamata codifica dei caratteri. E a quale numero dobbiamo associare un carattere? È qui che entra in ballo l'aspetto storico. La codifica dei caratteri precede l'invenzione dei computer. Infatti, si parla di codifica dei caratteri sin dal 1800, quando esistevano le telescriventi. Le telescriventi le possiamo vedere come delle macchine da scrivere che riuscivano a spedire messaggi, molto spesso li facevano da un punto fino a un altro punto, quindi erano end-to-end, e utilizzavano come canale di comunicazione quello che già c'era per il telegrafo. Anche con il telegrafo si utilizzava una codifica dei caratteri, il famosissimo buon vecchio codice Morse. E quindi quello che le telescriventi facevano è reinterpretare un carattere, una sequenza di bit, così che quando il messaggio, quindi questa sequenza di bit, raggiungeva la destinazione finale, chi stava dall'altro lato prendeva la sequenza di bit e associava a un gruppo di bit una lettera. E infatti, nel 1870, il francese Émile Baudot, non so se si pronuncia così, non parlo bene francese, anzi non parlo francese, introdusse la codifica Baudot, che era una codifica 5 bit che rappresentava le lettere dell'alfabeto latino più alcuni simboli. Le lettere ovviamente erano anche maiuscolo e minuscolo. Con 5 bit può rappresentare solamente 32 caratteri. Tuttavia, si utilizzava un processo di shifting, ovvero c'era un carattere speciale che faceva lo shift e permetteva di utilizzare quello che erano le figure. Le figure erano i numeri e i simboli. Quindi quello che veniva fatto è quando veniva mandato questo carattere di shifting, la sequenza di bit che andava fuori andava pescata da un'altra colonna di questa tabella. Poi c'era anche un altro carattere di controllo per fare lo shift inverso per tornare alle lettere. Il codice Baudot poi è stato preso negli anni ed è stato risistemato. Per esempio c'è il codice Murray, fatto dal neozelandese Donald Murray. Anche la Western Union in passato utilizzava, fino agli anni 50 del Novecento, una loro codifica che era basata da quella del codice Baudot. Ma la svolta arrivò negli anni 60 del Novecento. E cosa accadde? Ma ovviamente lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video di AFK Under the Hood, anche se parla anche di qualcosa a che fare di AFK Storia. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare, come al solito, se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale e, se volete, seguitemi su Instagram. Ma non perdiamoci in chiacchiere perché questo video sarà lunghissimo e continuiamo a parlare della codifica dei caratteri. Cosa accade negli anni 60? Accade che un istituto nazionale americano, anzi American National Standards Institute, ovvero l'Istituto Nazionale Americano per gli Standard, si è detto a tavolino e hanno creato una codifica dei caratteri. ASCII o ASCII. Infatti ASCII
significa American Standard Code for Information Interchange, che significa codice standard americano per l'interscambio di informazioni. Era un codice a 7 bit che aveva 95 caratteri visibili e il resto era caratteri di controllo o simboli vari. A differenza dei suoi predecessori, non era uno standard shiftato, cioè non c'erano quei caratteri di controllo che poi andavano a pescare da un'altra colonna della tabella, no. E il motivo per cui non adottarono il sistema dello shifting è perché qualora la sequenza di bit che era preposta a fare lo shifting, che per qualche motivo durante la trasmissione si fosse perduta o non fosse arrivata nella maniera giusta per dei problemi di trasmissione, tutto il messaggio da seguire non avrebbe avuto più senso. E quindi hanno detto ASCII non userà lo shifting. Molto bello! E infatti ASCII è in uso tutt'oggi, però aveva dei problemi. E il problema numero uno è che era pensato solamente per l'alfabeto latino e neanche era capace di rappresentare tutte le lingue latine, perché per esempio noi che siamo italiani abbiamo bisogno per esempio delle lettere accentate, però qualcuno potrebbe dire era lo standard americano, quindi sti c***o. E infatti quello che successe è che ogni stato optò per avere una codifica nazionale che avesse in aggiunta i caratteri che servissero, e questi standard facevano parte di quello che si chiamava lo standard ISO IEC. E qual era il problema di questi standard? Beh, il problema era solamente uno: fra di loro non erano compatibili. Però, diciamo, eravamo ancora negli anni 60, vabbè, se poteva fare. Ma ancora non abbiamo parlato di computer. Adesso siamo negli anni 70, i computer si stanno espandendo, c'è Unix, tutto quello che vogliamo noi. Per i computer si optò per lo standard di 8 bit per quanto riguarda l'informazione unitaria, quindi il classico byte. Perché un byte di 8 bit? Perché ASCII era di 7 bit, ma 7 non è una potenza di 2, e quindi hanno preso 8 bit perché 8 bit è la potenza di 2, perché i computer funzionano bene quando tutto ha una potenza del 2. E quindi quando si dovevano rappresentare i caratteri con ASCII, un bit rimaneva inutilizzato, e quindi cosa fecero? Lo hanno esteso, e lo hanno esteso a tutte quelle lingue latine che avevano bisogno di caratteri in più, e quindi noi italiani abbiamo potuto prendere le lettere accentate. Ricordiamoci che siamo in piena guerra fredda e i sovietici erano piuttosto avanzati anche loro all'epoca per quanto riguarda la tecnologia, e quindi anche loro hanno sviluppato le loro codifiche di caratteri, anche perché i sovietici, parlando russo, avevano bisogno dell'alfabeto cirillico. Sarebbe stupido pensare che loro non avessero una loro codifica. E infatti negli anni 60 c'era la codifica Ghost 10859. Era una codifica a lunghezza variabile e ce n'erano di vari tipi, quella a 4, quella a 5, quella a 6, addirittura quella a 7 bit. Tra cui quella a 7 bit includeva anche dei caratteri latini, come vedete qua a schermo. Però i caratteri latini, come vedete, non ci sono tutti. Questo perché alcuni caratteri dell'alfabeto cirillico sono uguali o molto simili a quello dell'alfabeto latino, tipo la A, la B o la E. Però, come vedete, ha solo caratteri maiuscoli. Le minuscole non c'erano. Ora qualcuno potrebbe dire come mai i sovietici avevano nella loro codifica anche le lettere dell'alfabeto latino. Era il loro modo per approcciarsi verso il blocco occidentale? Non penso proprio. La mia teoria è semplice. Nel patto di Varsavia c'erano molte nazioni che avevano una lingua che utilizzava i caratteri latini, tipo la Polonia o la Germania, e loro si dovevano approcciare ai stati membri del patto di Varsavia. E in Asia? Ci abbiamo la Cina, ci abbiamo il Giappone, ci abbiamo la Corea, ci abbiamo anche tante altre lingue. In Cina venne fatto lo standard GB2312. GB sta per Guo Biao, spero che il mio cinese sia meglio del mio francese, che semplicemente significa in cinese standard nazionale. Questo standard conteneva più di 7000 caratteri e non aveva solamente i caratteri cinesi, ma anche quelli giapponesi, e anche quelli cirillico, greco e anche quelli latini. Aveva uno sbotto di roba. Altri standard furono fatti, tipo il Big Five. Tuttavia non entro nei dettagli perché la differenza fra il GB2312 e il Big Five non sono tecniche, ma bensì linguistiche, quindi ritengo che non faccia parte di questo video. E quindi tutti si creavano il loro standard. A un certo punto qualcuno disse che c'è un'esigenza di fare uno standard di codifica dei caratteri che vada bene per tutti. Da oriente a occidente, da nord a sud, tutti devono essere coperti, tutti inclusivi, tutti. Soprattutto perché già
era stato inventato internet, di cui io ho fatto una miniserie parlando di internet che ve la potete andare a prendere qui sopra, ma vi consiglio di andare a guardarla dopo che avete finito questo video. Dell'esigenza di avere uno standard di codifica di carattere unico se ne parlava già dagli anni 80, e infatti nel 1991 è stata fondata la Unicode Consortium, che praticamente era quel consorzio che aveva come obiettivo quello di fondare e di implementare e poi anche di mantenere questo standard unico, che infatti fu chiamato Unicode. Nonostante che lo standard unico era quello che doveva mettere d'accordo tutti, mettiamoci anche il fatto che la guerra fredda era appena finita, facendo vedere l'egemonia del blocco occidentale, lo standard Unicode è perfettamente compatibile con lo standard ASCII. Questo significa che il primo blocco del standard Unicode è praticamente ASCII, su cui poi hanno aggiunti tanti caratteri, cinese, cirillico, greco e anche le emoji. Eh sì, le emoji non sono immagini, sono dei caratteri. Ecco perché in questo video di Breaking News, quando io vi ho detto che a breve saranno introdotte nuove emoji che faranno parte dello standard Unicode, perché le emoji sono dei caratteri. Lo Unicode Consortium si riunisce ogni 3 mesi e ad oggi le aziende che ne fanno parte sono Adobe, Apple, Facebook, Google, IBM, Microsoft, Netflix e SAP SI. Lo standard Unicode ammette 3 tipi di codifica, la UTF-8, 16 e 32. Partiamo da quest'ultima, che benché sia la meno usata, è quella più facile da spiegare. 32 significa che vengono utilizzati 4 byte per rappresentare un carattere. È uno standard a dimensione fissa, quindi 4 byte per rappresentare tutti i caratteri. Però c'è un problema. Per esempio, il testo che ho scritto per questo video l'ho scritto utilizzando la maggior parte dei caratteri dell'alfabeto latino, con qualche simbolo, qualche virgola, un ritorno a capo. E quindi, se avessi utilizzato UTF-32, ogni carattere avrebbe preso lo spazio di 4 byte. Però vi ho detto che l'inizio di Unicode è ASCII, quindi questo cosa significa? Che se io utilizzassi per un testo la codifica a 32 bit, avrei un byte utilizzato per rappresentare la mia lettera, ma gli altri 3 sarebbero a 0. E quindi per questo motivo che si utilizza anche UTF-8, che è quella più utilizzata soprattutto nelle trasmissioni internet. Questo perché la maggior parte dei simboli che vengono utilizzati saranno ASCII, e quindi se la maggior parte dei simboli è ASCII, a me mi sta bene che abbia solamente un byte. Però con un byte non possiamo rappresentare tutti i caratteri che vogliamo, e quindi quando servono si aggiungono dei byte. E poi sta al sistema operativo sapere se quel carattere è di 1, 2 o 3 o addirittura 4 byte. Poi c'è UTF-16 che utilizza blocchi di 2 byte che in qualche modo è sempre a lunghezza variabile, però è a metà strada fra UTF-8 e UTF-32. Io finora vi ho spiegato che un numero viene associato a una lettera, ma ancora non vi ho spiegato come viene mostrato lo schermo. Di solito il kernel di un sistema operativo è quello che fisicamente disegna la lettera. Alla codifica dei caratteri abbiamo un numero e il sistema operativo sa che quel numero, boom, è questa lettera. E quindi ce la dipinge a schermo. Ed è per questo che sempre in questo video di Breaking News vi avevo detto che le nuove emoji già su Linux ci stanno, ma su macOS e quindi anche tutti i dispositivi Apple tipo iPhone e compagnia cantante e Windows ancora non ci stanno, perché ancora gli aggiornamenti non li hanno fatti. Ed è anche questo il motivo per cui le emoji sono diverse per ogni sistema operativo, perché ogni sistema operativo se le disegna come le pare e piace, come mostra il sito Emojipedia. Anzi, ogni sistema operativo disegna i caratteri come gli pare e piace. Va bene, abbiamo Unicode, siamo tutti felici. Se ho un file vecchio scritto in ASCII, poco importa, perché Unicode è compatibile con ASCII. Però vi ho detto che ci sono 3 codifiche, UTF-8, 16 e 32. Come faccio a capire se il mio file utilizza UTF-8, 16 e 32? Beh, abbiamo 2 sistemi. O le proviamo tutte finché troviamo quella giusta, oppure quando noi salviamo il file, lo conserviamo con il Byte Order Mark, che è semplicemente una sequenza di byte che viene posta all'inizio del file. E infatti sfido chiunque di voi che non abbia mai visto questa sequenza di caratteri a schermo. E questi 3 caratteri appaiono a schermo perché quei 3 byte, se non vengono codificati con la codifica Unicode, ASCII li interpreta come quei 3 caratteri, che c'è una I con 2 puntini, queste cose strane. Ma allora perché quando noi apriamo un file con editor di testo non li vediamo? Semplice, perché l'editor di testo riconosce quei 3 byte, che sono dei byte di controllo, e ce li toglie,
e internamente l'editor setta che quel file è stato codificato con Unicode. Ovviamente di questi byte order marks ne esistono sia per la versione UTF-16 che per quella 32, come vedete qua a schermo. Benissimo, pinguini! Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto e se pensate che io abbia dimenticato qualcosa, scrivetemi nei commenti che ne farò un approfondimento. Questo video so che è lungo, ma ce l'avevo in programma da diverso mesi e quindi eccoci qua. Prima di lasciarvi, io vi lascio gli altri contenuti che porto su questo canale, che spero che saranno di vostro gradimento, e detto ciò, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Guido!